Il Parco della Biodiversità si arricchisce dell'ennesima opera, diventando ogni anno che passa un ricco museo all'aperto di arte contemporanea. Sul prato verde di quella zona, che i meno giovani ricordano ancora come l'agraria, si staglia da qualche giorno l'enorme anello di acciaio Corten color rosso, donato dal maestro Mauro Staccioli, uno degli scultori più validi dell'ultimo secolo. L'opera, denominata Catanzaro 11, è stata ufficialmente donata alla città di Catanzaro nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte, oltre allo stesso artista, il presidente della provincia Vandaferro e il direttore del Marca Alberto Fitz, curatore della mostra estiva Intersezioni, che da qualche anno valorizza il Parco Scolacium a Roccelletta di Borgia, dove nel 2011 Staccioli ha tenuto in mostra le sue opere. Il grandioso cerchio misura 8 metri di altezza e pesa 12 tonnellate. Per poterlo aggiungere alle altre decine di opere già presenti, sono state necessarie lunghe e particolari autorizzazioni. In un momento di crisi e di tagli, soprattutto nel settore della cultura, Catanzaro si ritrova, per averlo intelligentemente programmato, un ricco patrimonio artistico che deve difendere e valorizzare. Peraltro Staccioli, è stato detto, ha costruito un solido rapporto con questo territorio e sarebbe bello un giorno, così come l'artista di Volterra ha fatto in tante città italiane ed europee, ammirare una sua opera nella piazza principale del capoluogo calabrese.